Cosa pensi del Premio Italia Giovani e come sei arrivata qui? Buonasera e grazie. Credo che questo premio rappresenti la valorizzazione dell'impegno dei giovani in vari settori. Oggi abbiamo ascoltato delle storie bellissime, delle testimonianze eccezionali. E per quel che mi riguarda più da vicino, rappresenta l'impegno che quotidianamente noi giovani profondiamo nel nostro operato in Guardia di Finanza. Per adesso io sono ancora in formazione, sto ancora studiando, ma da giugno sarò destinata appunto ad uno dei reparti operativi del corpo, quindi inizierò l'attività operativa e da lì, insomma, sarà un nuovo inizio. Beh, auguri. Senti, quali sono i tuoi sogni per questa Italia giovane che dobbiamo, insomma, migliorare? Io mi auguro e spero e auguro a tutti i giovani, a tutti i miei coetanei che possano realizzare i loro obiettivi, che possano rincorrere e raggiungere i propri obiettivi, i propri sogni. Questo può essere realizzato sicuramente attraverso l'impegno, attraverso lo studio, attraverso la dedizione. Quindi auguro a tutti i giovani di avere la forza di continuare ad andare avanti e raggiungere i propri obiettivi.